La senatrice Nisini ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Allora, oggi va in scena l'ennesima farsa di questo Governo. Oggi siamo al 3 giugno e oggi è arrivato alle commissioni e ora in discussione all'Aula un provvedimento datato 8 aprile, passato alla Camera il 25 maggio. Nel giro di 2 mesi non riusciamo a capire se c'è stata l'incapacità del governo o la volontà di non far arrivare in tempo utile questo provvedimento. E visto il pastrocchio fatto, sarebbe stato utile e indispensabile un ulteriore passaggio, e non per dare il contentino ai brutti e cattivi della Lega, ma a portare delle migliorie, delle integrazioni ad un provvedimento dell'8 aprile, un provvedimento datato e che ha dimostrato in questi 2 mesi tutte le inefficienze e tutte le difficoltà. Allora, partiamo dal nome: decreto di liquidità. In questo provvedimento la liquidità sta a zero, si parla solamente di garanzie per l'accesso al credito, quindi oltre l'inganno c'è anche la beffa, perché è praticamente impossibile accedere al credito, e non siamo noi a dirlo per fare slogan elettorali, sono i commercialisti a dirlo, che hanno le domande ferme dal 24 aprile, sono i professionisti, le piccole attività che hanno richiesto un contributo, un aiuto con la restituzione e ancora non hanno ottenuto nulla, un aiuto che serve di fatto per pagare le tasse. E se noi pensiamo che questa emergenza è iniziata a febbraio e tutte queste aziende, questi professionisti sono stati obbligati a chiudere, gli è stata imposta la chiusura in un periodo emergenziale giusto così, ma hanno dovuto comunque sostenere delle spese vive, i costi per l'affitto, delle utenze, i costi per la sanificazione, per la ripartenza. E lo Stato cosa fa? Lo Stato è assente ed è vergognoso. Questo governo non ha ascoltato il territorio, un territorio che l'ha gridato a gran voce, partendo dai sindaci, dalle amministrazioni, dalle regioni. E oltre a non aiutarli, ha scaricato loro tutte le responsabilità del caso. E io ve lo posso dire, sono un amministratore, i comuni, noi amministrazioni, sindaci, sono stati gli attori principali sia nella fase sanitaria che nella fase economica. Nella fase sanitaria per dare tranquillità e supporto ai propri cittadini, nella fase economica le giunte hanno fatto delle delibere e sono riuscite con tutte le difficoltà a dare ristoro a tutto il tessuto sociale, economico e produttivo, alla faccia di un governo che non l'ha ascoltato e nulla è valso. Il grido d'aiuto lanciato dagli enti locali, questo governo è andato oltre, non ha ascoltato nessuno. Cominciate ad ascoltarci, avete fatto proclami su proclami, l'ha detto il ministro Gualtieri, l'ha detto il ministro Patuanelli, l'ha detto il premier Conte, che stasera ci delizierà con una nuova diretta. Avete detto che questi prestiti sarebbero stati erogati in 48, massimo 72 ore, è stato chiesto anche a un gesto d'amore alle banche. Le banche non possono rispondere con amore, le banche avevano solamente bisogno di una modifica della normativa che consentisse loro di non istruire tutte le pratiche con l'iter ordinario, ma con un iter d'emergenza. Neanche questo avete fatto. E non riusciamo a capire se tutto ciò è dovuto all'incapacità o alla volontà di svendere il nostro paese alle multinazionali straniere. Fossero cinesi, così anche il gruppo del Movimento 5 Stelle è contento, ma così non si può andare avanti. Ve lo chiedo per favore, non ve lo chiedo da senatore, ve lo chiedo da assessore, da amministratore, ascoltate i territori, i comuni sono al collasso, le aziende sono al collasso, tutto il paese è al collasso, non andate avanti con prepotenza, arroganza e con sordità.
perché alla fine il prezzo caro lo pagheremo tutti, voi compresi. Il mandato non dura in eterno, la gente ve ne renderà conto prima o poi.